1 Erenio Mais, 2 Easy Girl, 3 Eclipse, 4 Esperanza Laxmi, 5 Emanuela Caff Caff, 6 Entropia Font, 7 Elettra GV. In seconda fila 8 Hecate Bell, 9 Elixir of Glory, 11 Endless Joy, 12 Elixir di Gaia, 13 Everest Raffi. E siamo alla quarta corsa in pista Puledri, mai vincitori in carriera. Chiari pronostici per la debuttante Emanuela Caff Caff, numero 5 dello schieramento. Stacco dalla macchina, si parte, lottano Esperanza Laxmi e Emanuela Caff Caff, mentre numero 2 squalificato. Va di galoppo Easy Girl, in terza posizione si sistema Erenio Mais, insiste all'esterno Gasparello Verde, numero con 3 la sua squalificato. Emanuela Caff Caff e Caff Caff numero è al comando. 11, 13 e 9 il lancio, un lancio direi più che discreto per una Puledra al debutto. Si è sistemata seconda Esperanza Laxmi, i primi 400 metri molto veloci, 29-2. In terza posizione vediamo Salvo Cintura con Erenio Mas, mentre gli altri sono un po' più indietro con l'8 di Hecate Bell e il 6 di Entropia Font in quarta e quinta posizione. Primi 600 metri da 1:15 e qualche linea con Gasparello Verde ed Emanuela Caff Caff al comando. Adesso prova a risalire Hecate Bell, che numero 9 da squalificato. Lorenzo La Rosa, primi 800 metri 1:13, dopo il 29 e frazione dei primi 4, un 32:1 per i successivi 400 metri per Emanuela Caff Caff, mentre viene avanti Entropia Font con La Rosa Junior. Primo chilometro in 1:17 per Emanuela Caff Caff, per linea esterna insiste numero Francesco 12 La Rosa squalificato. Con Entropia Font tende a progredire, mentre perde numero qualche 13 squalificato. Battuta Esperanza Laxmi, che viene avvicinata anche da Erenio Mas e dal numero 8 di Hecate Bell. Gaspare ci ha messo un 14-6 sulla retta di fronte, quindi un bel parziale per Emanuela Caff Caff, che comunque ora deve essere sollecitata perché si profila la minaccia di Entropia Font, retta d'arrivo con Emanuela Caff Caff al comando, con Entropia Font che resta ancora lì abbastanza pericolosa ma non abbastanza da cambiare il risultato, e viene a vincere come da pronostico Emanuela Caff Caff nei confronti di Entropia Font, al terzo posto Erenio Mais. Dunque Gasparello Verde a segno in questa quarta corsa con la debuttante Emanuela Caff Caff, una figlia di Maracià che ha confermato le buone voci con una vittoria media di 1:17:1. Ha corso alla grande anche Entropia Font, con percorso duro ancora seconda nei confronti di Erenio Mais. Per Emanuela Caff Caff i colori della scuderia Super Fantastica ed il training di Gaspare Loverde. Dunque in numeri 5-6-1 l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della quarta corsa di Palermo.